Bentrovati, una nuova settimana con Ex Cathedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Tre gare attendono il Foggia di Mirko Cudini in appena 10 giorni. E che gare, visto e considerato che in rapida successione i rossoneri incroceranno il Crotone, il Benevento e quindi la Zeta Picerno. Si parte questa sera alle 20:45 allo Zaccheria. Arriva una squadra che è tutta un'incognita perché dopo il ribaltone in panchina, l'avvicendamento che ha portato a sostituire Zauli, Lamberto Zauli con Silvio Baldini, oggettivamente diventa difficile e complicato capire che tipo di avversario stasera il Foggia troverà sulla sua strada. Quello che è certo è che lo spessore della formazione calabrese è di primissima scelta. L'intelaiatura che è stata allestita dalla famiglia Vrenna è di primissima qualità. Non a caso questo cambio in panchina è un chiaro segnale che la proprietà vuole dare un po' all'ambiente, ma in più in generale anche a tutto il raggruppamento meridionale, di voler tentare fino alla fine il salto in Serie B. È bene fare questa premessa iniziale perché il Foggia deve sapere, ma non c'è bisogno che sia io qui a sottolinearlo, che stasera l'avversario che incrocerà non è né il Monopoli né tantomeno il Brindisi, che sono le ultime due squadre che la formazione rossonera ha incrociato in campionato e che hanno permesso al Foggia di risalire la china, insomma di mettere 6 punti nel suo carniere e di tirare un sospiro di sollievo. Adesso però bisogna dare continuità ai risultati e in queste tre gare bisognerà provare a trarre il massimo profitto possibile. Non sarà semplice perché queste tre squadre sono sicuramente fra le più difficili anche da incontrare in questo raggruppamento meridionale. Però il Foggia di Cudini, che dopo il mese horribilis di gennaio sembra aver rialzato la testa, aver ritrovato anche un briciolo di certezze in più, deve provarci con la forza dei nervi distesi, ma anche con la consapevolezza che questo nuovo assetto, dettato dal suo allenatore sul piano squisitamente tattico, e poi l'arrivo anche di rinforzi finalmente funzionali ad un certo sistema di gioco, rinforzi arrivati dal mercato di gennaio, hanno evidentemente fatto cambiare pelle al Foggia. Stasera, insomma, è un test probante, lo è per il Crotone, lo è anche per il Foggia, che deve partire da un assunto di fondamentale importanza. La gara andrà sicuramente provata a vincere, insomma, il Foggia dovrà tentare di portare a casa l'intera posta in palio, sapendo però che quando una gara non si può vincere, comunque non la si deve perdere. Ciao!